È iniziata la nostra marcia di avvicinamento alla 71esima edizione 70 più 1. Come la chiameranno? 70 più 1 o 71? 71, dai, 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tu dici 70 più 1? Beh, non lo so, nei lanci di agenzia ieri c'era un 70 più 1 che appariva. Ma chiediamolo a Darisa, che forse ne sa di più. Buongiorno! C'è il 7 anche per lei, perché è la settima. C'ho un'esperienza millenaria, guarda! Dove sei in macchina? Dove sei, Arisa? Sì, in macchina, ragazzi, perché sono appena andata a fare un tampone. Brava. E adesso il tampone era a mezzogiorno, praticamente a mezzogiorno meno 10, sono qui in Tiburtina a Roma e adesso vado a completare le mie, a fare delle cose per le canzoni, insomma vado a lavorare. Anche se non è un po' un lavoro, però... No, è un grande lavoro, è un grande lavoro artistico. Faccio veramente lo faccio con grande gioia, ecco, non vedo l'ora. E beh, ti credo, dicevo, settima volta a Sanremo tu sei, Arisa, è un sette dappertutto quest'anno, eh? Sette, sì, ci sta, è la settima volta, ma in realtà non sono mai... Al di là delle presenze riconosciute, ufficiali, sì. Non sono mai stata lontana da Sanremo, ogni anno ci sono sempre andata perché mi piace proprio. Lo trovo come fosse un festival della musica, cioè come fosse, in realtà è il festival della musica. Un po'. E mi piace stare anche nel vivere, insomma, Sanremo in quel periodo. Adesso vedremo come sarà quest'anno. E quest'anno si potrà passeggiare meno in Corso Matteotti, diciamoci la verità, purtroppo, dico io, purtroppo. Allora, due vittorie importanti, anche una co-conduzione, e a proposito di conduzione, hai qualche consiglio da dare a Amadeus e Fiorello? Che li vedo un po' ma tu, una delle tue trovate, non lo so, qualche cosa. Come sta sgranando gli occhi. Di trovate a comando non ne ho, diciamo. Ti vengono spontaneamente, molto la stessa spontaneità, però la vedo moltissimo in Amadeus e Fiorello, che veramente l'anno scorso hanno fatto un festival pazzesco, ci hanno tenuto tutti attaccati alla TV e penso che anche quest'anno sarà un festival alla grande, con un cast di cui mi sento veramente orgogliosa, cioè mi sento orgoglioso di essere in questo cast pazzesco. Brava. Bellissimo. Intanto, fai bene, perché è un cast molto particolare. Poi tu, che sei a contatto con i ragazzi ultimamente, non solo, cioè, puoi dire anche la tua. Allora, eccola qui, sempre in macchina, Arisa. Sempre in macchina, sempre in movimento. Macchina. Allora, ti presenterai alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con una canzone che si intitola Potevi fare di più. E a questo proposito, c'è un ascoltatore che si chiama Luigi, ci ha chiamato da Napoli, che ti vuole fare delle domande su questa canzone. Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di RTL. Ciao Arisa, come stai? Signore e signori, Gigi D'Alessio, l'autore della canzone di Arisa. Allora, ciao Gigi, benvenuto. Ciao Gigi. Mi mancate, ciao tesoro, mi mancate. Anche tu. Allora, ma com'è nata questa collaborazione? Chi ha chiamato chi? Come vi siete incontrati? Cosa è successo? No, in effetti no. Io ho scritto questa canzone e ho pensato dal primo momento che la canzone poteva cantarla Risa. Subito. L'ho chiamata, gli ho detto, senti, io ho scritto una canzone, non è per me, ma è per te. Ma che bello, niente, Gigi. Lei è venuta a casa. Sì. E si è emozionata subito. Allora, sentiamo l'altra versione di Arisa. Quando squilla il telefono ed è Gigi D'Alessio e ti dice: guarda che ho scritto una canzone per te. Allora, guarda, in realtà era nell'aria questa cosa, perché ogni volta che io e Gigi ci vedevamo, Gigi mi diceva sempre: sai, qualche volta, secondo me qualche volta faremo qualcosa insieme, qualche volta. Io dicevo: ma figurati se lui fa qualcosa con me. Invece è arrivata sta canzone come un raggio di sole, perché è una canzone di grande libertà e soprattutto che riguarda la mia storia personale molto da vicino. Non so come lui abbia fatto a raccontare una parte della mia, dei miei sentimenti passati in una maniera così nitida, soprattutto in questo momento che è la storia che ho da raccontare. La mia storia passata è un po' così, un po' stanca, arrivata un po' stanca, e quindi questa canzone mi ha assolutamente folgorata e lo ringrazio tantissimo.
A parte che per me avere a che fare con lui è una cosa bellissima, perché io l'ho sempre, adesso non è che voglio fare quella sfigata, però l'ho sempre cioè a me, io penso che Gigi è un signore, è cioè Gigi. Proprio è certo, è Gigi D'Alessio, è Gigi D'Alessio. meno male che si parla bene, che salza la voce, si parla bene. Beh, ma insomma, di entrambi non si può che parlare bene. Allora, grazie Arisa per essere stata con noi. Gigi, ci sentiamo presto. Un bacio a tutti voi, viva RTL, e cara Arisa, in bocca al lupo per il tuo, veramente il tuo Festival di Sanremo. Viva il lupo! Il nostro, diciamo, il nostro, il vostro. Il grazie vostro. Amici di RTL, grazie Gigi. Ciao, grazie, grazie a Gigi D'Alessio, grazie a Arisa, protagonista del 71esimo Festival di Sanremo con Potevi fare di più, se non l'aveste capito, canzone scritta da Gigi D'Alessio. Se volete riascoltare tutto, RTL 102.5 Play.